e siete meglio di qualunque altro giornalista, pur non essendo forse voi giornalisti. No, non per lo so, niente. No? Non ho ma io sono iscritto all'albo. Ah, tu sei iscritto all'albo, è vero. Veramente? Sì, 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 sì. Cazzo, mi tolgo io allora. Ancora per poco, ma è iscritto lui. È iscritto all'ordine dei giornalisti? Sì. Pubblicista, sono stato... era pubblicista e poi giornalista. Sono stato raccomandato però. Ma vi rendete conto che razza di paese è questo? Vi rendete conto? È un paese fantastico. E questo è iscritto all'ordine. No! Che segnalo che oggi sei andato, caro Parenzo, in un posto gratis. Questo è molto grave. Tu sei andato ospite in un posto che si chiama Il Cerbero. Sì, ma non diffondere. Il Cerbero, molto bravi. Poi molto, poi non diffondere questa cosa. Sono venuto gratis. Io faccio appello a tutti quelli che vedono David Parenzo per convegni, eccetera, eccetera. Che c'è questo precedente di fare sentire. Ogni volta che uno lo chiama per andare a un convegno da qualche parte. Scusa, ma perché con le corna. Vorrei che venisse in qualche modo sfatato questo mito. Io sono venuto qui da voi gratis. Beh, e questa è una cosa per me, questa è già la notizia del giorno. È vero. Poi hai parlato anche dei poteri forti del Sole 24 Ore, ma come ti permetti una cosa del genere? I poteri forti, i famosi poteri forti, quelli evocati da Fiorello. No, loro mi hanno fatto una domanda sulla libertà. Dai, un'azienda editoriale come il Sole 24 Ore, Radio 24, Confindustria, poteri forti, fortissimi. In realtà la libertà uno se la guadagna. Vabbè, sì, banale sta roba qua. Uno è vero, però vero. Allora, il vescovo di Sanremo. Poi ho detto che ci vogliono dei limiti, ho detto, hai tagliato, mandalo tutto, che sono un'ora molto bella di conversazione. Così chiudiamo adesso. Cioè, non credo, chiudiamo adesso e mandiamo un'ora di un altro podcast. Idea geniale, bellissimo, idea geniale. Chiudiamo tutto, l'ospite di oggi. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Buonasera. Sul divano. Piacere. Esatto. Tutto bene. Molto piacere. Simone. Eccoci. Una live allora. Tribolata stamattina. L'attesa stessa della live è la live. Non è male qui, Attenzione, un figurino. Che c'ha del Parenzo, Sta tutto inciadito. Tutto in sigma melito. Dai. Oh, ma sei fatto un po' attente, tipo per Berlusca. No, allora, io devo dire che non ho mai corteggiato... le querele. Bello questa baracca che avete messo in piedi. Ti piace? Eh? C'è pure la sala musicale. Guarda qua, gente che scrive. Ma io vedo la sala musicale, Marco. Portategli una mara a questo. Ma come ti permetti? Cazzo di pubblico. Questa è la saletta che sta di là. Tutto il pubblico qualificatissimo. Anche se io, diciamolo che sono qui gratis. Beh, sì. Questo sì. Vorrei che venisse in qualche modo sfatato questo mito. Io sono venuto qui da voi. Gratis. Beh, questa è una cosa per me, questa è già la notizia del giorno. È vero. Perché alla Zanzara c'è una vostra libertà, potete fare un po' come cazzo, puoi fare un po' come cazzo ti pare. Ma no, in realtà... insomma che oggi stai abbastanza in confidence, non cambia molto. In realtà voi ponete un tema serissimo, che quello adesso non vi voglio fare due palle così, però che è il tema della libertà. Però la libertà in un'azienda editoriale come il Sole 24 Ore, Radio 24, Confindustria, poteri forti, fortissimi, in realtà la libertà uno se la guadagna, anche voi, no? Che siete ultra liberi, che siete qui questo sgabuzzino meraviglioso, una roba agghiacciante, non so neanche se sia Roma, cazzo, ma avete rapito, mi avete messo dentro un pulmino nero, sembrava di essere... Ammazza, è un autista preciso, un van meraviglioso. Le abbiamo mandato il nostro Asdrubale. Ma quale l'autista Asdrubale? Personale della Asdrubale. L'autista della nostra azienda. Una roba agghiacciante. Ma salito, ha cominciato a fare tutte le strade per... Abbiamo andato fuori Roma, sostanzialmente. Io non so se qui vale il Green Pass. Io sono entrato in questo buco di culo dove vi avete portato, no? In questo orribile posto, in questo scantinato pazzesco, dotato però di tecnologie straordinarie, di simpaticissimi conduttori radiofonici, davvero bravi, davvero eccellenti. Grazie. E capisci che c'è divertimento, che c'è sostanza, che c'è tecnica, e in un posto siamo in via al numero 1, 2, 3, 4, quel quinto è sparito, si è preso il giorno di pausa, detto che andava a prendere il caffè, che cazzo è andato, ma eccolo! È arrivato il caffè. Uno di questi è avvelenato. Aspetta che qua vediamo quale sarà il gioco della roulette russa. Sì, siamo in via Annibaliano 14,
Fermata della metro dopo Piramide, siamo a Roma. Sì, delivery. No, perché Parenzo, il dilemma è Pompi sì o Pompi no. Fammi tutto. Chi è questo qua che dice fammi tutto? È un personaggio. Ma avete un pubblico di altissimo livello, vedo. Taormina, David, vabbè, fantastico. Beh, è seguita sta baracca, però. Abbastanza, sta baracca. Me l'avevo detto. Sì. Ma vuoi una canna? Eh? Ma vuoi una canna? Ma io ormai ho 45 anni, ma che me ho smesso di fumare pure le sigarette, figurati. Però se me la fai accendere, io me la accendo pure, figurati. Okay. Se vuoi, se ti fa piacere, io non sono un bacchettore, posso accendere, ma me ne frega niente. Lo dico che l'ho fumato, qualche cannetta in passato l'ho fumato, ora non fumo manco le sigarette. Poi accende una canna a Parenzo, di CBD ovviamente CBD, si parla, CBD, legale, ovvio. Volevo sapere questa storia, cioè praticamente intanto qualcuno scrive in chat ottimo, i falsari l'ho comprato, questo non è male, eh? È chiuso da Marsilio, molto bene. Allora vabbè, tu praticamente scrivi questo libro, la Meloni fa un po' questa scenetta dicendo che hai diffuso una fake news ai suoi danni, come è finita? Allora, spiegaci bene la storia. Dato inequivocabile, sono stato mai querelato per quel libro? No! Con calma, domanda numero uno, sono stato, ma in modo pacato e anglosassone, sono stato mai querelato per quel libro? No! Torniamo pure col vertigo. Torniamo, non è mai stato querelato per il libro? Allora, non essendo questo è lo stile anglosassone di un giornalismo sobrio, molto e sobrio, di pace. Pacato. Sì, sì. Non lo so, guarda perché gli Stati Uniti. Sì, ok. Cazzo, dall'assalto a Capitol chiaro. Hill. Chiaro, chiaro, chiaro. Quello sarebbe, ti stavo guardando, tu saresti perfetto per dall'assalto a Capitol Hill. Conciato così. Vabbè. Se tu fossi negli Stati Uniti, saresti perfetto, ti metti delle per corna assaltare in testa, il Campidoglio. Puoi dare l'assalto con questo io look, parlo dell'Italia, secondo lei io non ho mai assaltato nessun posto. Non lo so, no, gli occhi sembrano buoni, quindi secondo me bravo, no. Chi ha scritto pagato ovviamente pagato da Assad, questo ho letto. Una piccola citazione, no, anche diciamo. Chi abbiamo mandato in Parlamento rispecchio nel paese, sì. La Cunial, questa deputata ex 5 sì, Stelle Nova. Sì, il sì, fatto ma... che ci sia è cazzo di far dire che siamo una grande democrazia, ragazzi. Certo. Cioè la forza della democrazia è avere degli idioti simili in Parlamento, diciamola in modo in modo. E io però non vorrei che mi querelasse perché io faccio la tutela dell'idiota. L'idiota va tutelato, va protetto. E come questo gruppo qui è nato e consolidato nel corso degli anni, il vostro 3 anni. Il vostro sì, rapporto. 3 anni e mezzo. E tu invece? Ah, ok. E tua moglie fa un mestiere rispettabile? Sì. Sì, la sì, mia però... no. La mia no. La differenza è quella di Dario. La mia no, una mignottona. Fa OnlyFans. Ah, complimenti. Veramente? No, fa la sex worker. Cioè? Cioè, lavora su piattaforme. OnlyFans, di... non l'hai mai sentito? Sì, certo. Pensavo fosse una battuta, però. No, è vero. Lavora su piattaforme di contenuti per adulti. Ah, quindi fa queste cose. Magari è venuta a ospite la Zanzara, allora lei. Non credo alla Zanzara. Vabbè, organizziamo. Sono una coppia aperta. Sì, aperta? Sì, sì. Cioè, tu alle volte vai con altre? Sì. E glielo dici? Sì. Veramente? Sì. E lei? Anche. Terribile, eh? Proprio. Occhi al cielo. Mi piace essere cornuto, che vedo io. Tu ami la tua sex work, la tua sex worker. Come la si fa a non amare la propria sex tua worker? Sì. Però io non riesco altro. A immaginare quel momento in cui tu dici: senti, cosa fai? Tu vado a Cerbero TV, ma anzi no, guarda, vado da Marilu perché cioè, l'idea che tu vai, dici alla tua compagna che vai là. Io vabbè, sì, ci vuole un livello di apertura mentale che io vi confesso, cari amici, non ho. Beh, noi ringraziamo il carissimo David Parenzo perché ragazzi, è arrivato il nostro caro autista Sdrubale. Grazie a voi. Grazie. Dai, diciamo la via, dove siamo? La via. Diciamo la via. No, ragazzi, ci vediamo stasera alle ore 21. Grazie.